Ben ritrovati pinguini in questa miniserie di 7 linguaggi in 7 giorni. Oggi riprendiamo con un altro linguaggio che ha nel suo nome la lettera C, ovvero C Sharp. È l'unico di casa Microsoft che vedremo, perché per chi non lo sapesse C Sharp fa parte della collezione di linguaggi di programmazione Microsoft.net. E come Java è un po' di quei linguaggi nella terra di mezzo, perché sì, se da una parte viene compilato, dall'altra parte c'è una sorta di runtime simile alla Java Virtual Machine nel suo funzionamento. Il risultato della compilazione di C Sharp viene fatto in quello che si chiama Common Language Runtime. Quindi ecco perché ogni volta che installiamo qualunque programma che utilizza questo o altri linguaggi di programmazione che compilano nella Common Language Runtime, ci chiedono sempre di installare robe inerenti a Visual Studio. Per questo motivo. Ma prima di cominciare, iniziamo dal nome C Sharp. C Sharp prende nome dalla nota musicale. E quale nota musicale? Non so se voi lo sapete, nei paesi anglosassoni le note musicali non vengono dette Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ovviamente, ma si utilizzano delle lettere che vanno da A ad F. A è La, B, Si, e la C è il Do. Quindi la nota musicale C Sharp è il Do diesis. Allora, di C Sharp esistono diverse implementazioni. C'è quello ufficiale di Microsoft.net, ma c'è anche quello di Visual C Sharp, non so se è ancora in uso. C'è anche l'implementazione open source di Mono, che viene utilizzato da, diciamo, tutti quelli che vogliono programmare in C Sharp su Linux. Io non sono un esperto di C Sharp, l'ho utilizzato con questa volta per fare questo video 3 volte. E voi potete dire, com'è possibile che tu ci spieghi C Sharp e tu stesso non lo hai mai utilizzato, o meglio, l'hai utilizzato 3 volte, che volendo dire non l'avere mai utilizzato. Bene, vi racconto questo aneddoto per spiegare come io, nonostante che non sia un esperto, possa comunque spiegarvelo. Anni fa io facevo ripetizioni private. In particolare facevo ripetizioni private a questo ragazzo, ovviamente venivo pagato, che doveva fare un programma in C Sharp per un corso universitario. E io l'avevo visto in passato C Sharp solamente per giocarci un po', ma nulla di serio, quindi io non sapevo quasi nulla. E lui che aveva fatto il corso universitario invece, in teoria doveva sapere molte cose, lui non sapeva manco dove metterci le mani. Allora, poiché C Sharp importa molto della sintassi Java e C++, quindi tutto quello che io già so di programmazione già lo posso mettere in pratica, magari non so le minuzie del linguaggio, ma poco importava in quel caso, e tutto quello che mi serve extra comunque me lo vado a cercare online, e l'extra che mi serviva era come si utilizzava una certa API piuttosto che un'altra. Io l'ho fatto. Lui non sapeva manco dove metterci le mani. E quella per me era stata la seconda volta che avevo visto C Sharp. La terza volta è questa. Prima di cominciare con la nostra lezione, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video di questa serie. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. E quindi, bando alle ciance, e iniziamo con la nostra lezione. La prima cosa che farò è quella di vedere cosa ha C Sharp in comune sia con Java che con C++. E poi vi dirò cosa in particolare ha preso di C++ e cosa in particolare ha preso di Java. Allora, sicuramente ha preso da entrambi la sintassi, anche se, come vedremo, la sintassi è leggermente più vicina a quella di Java. E poi ovviamente C Sharp include altre robe sintattiche che non sono presenti in entrambi. Da entrambi prende la gestione dell'eccezione e l'uso dei generics o templates. Le cose che C Sharp ha preso particolarmente da C++ sono sicuramente le direttive del preprocessore. Ora, le direttive del preprocessore non sono esattamente quelle di C++, non ci abbiamo include, però possiamo fare delle direttive del preprocessore che sono per fare la compilazione condizionata. Utilizzando delle direttive del preprocessore tipo if ed else, noi possiamo controllare se alcune define esistono, e quindi noi possiamo dire se questa define esiste, compila questa funzione, o compila questa riga, o compila questa cosa, altrimenti ne compila un'altra. L'utilizzo che si fa molto spesso di questa cosa è, per esempio, quando noi compiliamo il codice, per esempio, di C++ in Linux, i compilatori mettono di default una define per dire che quello è Linux. Altrimenti, se compiliamo in Windows, mettono un'altra define per dire che stanno compilando su Windows. E questo permette ai programmatori di includere determinate librerie su un sistema piuttosto che un altro. E la stessa cosa la possiamo fare anche in C Sharp.
Quindi la compilazione condizionale C# la prende sia da C che da C++, e questa è una cosa secondo me bellissima. Io amo la compilazione condizionale. C# ha preso la parola chiave virtual da C++, quindi abbiamo totale controllo su static e dynamic dispatch. Se non sapete cos'è lo static e dynamic dispatch, c'è sempre questo video che vi aspetta. A differenza di Java, C# permette di utilizzare i puntatori, ma non sempre. Anche C# si pone l'obiettivo di eliminare l'uso dei puntatori, o meglio, ci sono i puntatori, ma sono mascherati al programmatore, sono solamente interni. Tuttavia, se un programmatore è così, per come dire, esigente, può utilizzare i puntatori definendo un blocco di istruzione chiamato unsafe. C# gli dice: vuoi i puntatori? Lo sappiamo che hanno dei problemi. E io ti faccio sentire in colpa per questa cosa, perché il blocco di istruzione lo chiamo unsafe. La sintassi è sempre uguale. C'è lo star operator, ovvero l'asterisco, e puoi fare tutto quello che vuoi. Stile C++. In C# abbiamo anche le struct. E abbiamo una caratteristica del linguaggio che c'è anche in C++, che io non vi ho spiegato apposta, perché non avevo tempo, quella che si chiama operator overloading. Ma di questa cosa ne approfondisco dopo. Cosa ha preso da Java? Da Java ha preso alcune cose della sintassi. Per esempio, se noi vogliamo un metodo che sia pubblico o privato, si usa la sintassi di Java e non quella di C++. Ricordiamoci che C++, per metodo proprietà pubbliche e private, bisognava mettere una sorta di etichette nel codice e si facevano dei gruppi. Invece in Java ogni proprietà o metodo doveva specificare il modificatore di accesso. La stessa cosa è in C#. Ha la stessa gestione degli array, quindi in C# non possiamo sforare gli array. Tuttavia, vi ricordate quando in Java vi dicevo? Un'altra differenza sta negli array. Intanto, la sintassi per dichiarare un array è leggermente diversa. In C o C++ facciamo questa cosa, come vedete a schermo. E le parentesi quadre le mettevamo dopo il nome della variabile. In Java, le parentesi quadre vanno prima del nome. Qua qualcuno potrebbe criticare e dire: ma non è vero, le possiamo mettere anche dopo il nome. Sì, diciamo che i programmatori di Java vogliono che tu metta le parentesi quadre in un array prima del nome della variabile, però sono stati permissivi e hanno permesso di avere entrambe le sintassi per i programmatori che vengono da C e C++. Questa cosa la dico perché poi ce la ritroviamo in C#. Bene, C# no, C# è rigido. Le parentesi quadrate vanno messe quindi dopo il tipo e prima l'identificatore. No, mai dopo, perché C# si incazza. Ha un sistema di garbage collector, utilizza solamente ereditarietà singola, ha questa cosa del linguaggio intermedio che in C# si chiama Common Language Runtime, e per questa cosa, come Java, ha l'obiettivo di essere cross-platform. Le uniche due differenze che c'è fra C# e C++ in Java, che io porto nel contesto di questo mini corso, sono due. Il main, in maniera analoga a Java, C# deve avere un metodo statico che si chiama main, con la differenza che main si scrive con la M maiuscola. Perché? Non lo so. Forse perché Microsoft si deve comunque distinguere dagli altri. Poi, un'altra differenza sostanziale sono i gear SR. Questa è una caratteristica del linguaggio che a me piace moltissimo, che non c'è né in Java, e in C++ non sono sicuro a 1000x1000, da quello che ho capito non c'è, però se mi sbaglio fatemi sapere nei commenti. Ora vi spiego prima il contesto e poi come si usano. In virtù dell'incapsulamento vi avevo detto che proprietà di solito è meglio mettere protette o addirittura private e utilizzare dei metodi che sono dei metodi normalissimi. L'unica cosa che per convenzione hanno le prime tre lettere set o get, ma quella è solamente una convenzione, si possono chiamare tranquillamente Pippo e Paperino. Procede in lettura con un getter e in scrittura con un setter. È vero che la maggior parte dei casi questi metodi sono tipo un'assegnazione nel caso di un setter o di un return nel caso di un getter. Però per esempio nel caso in cui non abbiamo una classe, per esempio esame universitario, e dobbiamo impostare il voto, noi vogliamo che il voto passato nella, come parametro di un setter sia fra 0 e 30, non vogliamo che sia 35 o meno 18. Quindi è vero che se da una parte possiamo risolvere il problema dei numeri negativi imponendo che venga passato un intero senza segno, quindi un assigned int, ma dall'altra parte non possiamo con lo stesso trucco controllare se stiamo accedendo i 30, e lì si deve fare con una sorta di if. E nel caso che il controllo fallisca possiamo per esempio lanciare un'eccezione, per esempio.
Quindi i motivi principali per cui a noi serve The Setrager sono sostanzialmente due. Il primo perché possiamo anche averne uno e non l'altro, se vogliamo una proprietà in sola lettura, possiamo impostare un getter e non ci abbiamo mai un setter, come ho fatto io per la proprietà score nella nostra classe frame. E l'altro motivo è che in alcuni casi noi vogliamo controllare quello che viene passando per non avere monnezza all'interno del nostro oggetto. Se noi avessimo tutte le proprietà pubbliche, noi possiamo utilizzare quelle proprietà come se fosse una variabile normale, cioè possiamo assegnarle con questa sintassi e possiamo utilizzarle in questa maniera in un'espressione. Però questo non ci permette di avere alcun controllo, perché se io dovessi assegnare 61 come voto universitario, questa cosa non ci permette questo controllo. Possiamo unire le due cose, ovvero il controllo che ci danno in metodi setRegger con la sintassi di un'assegnazione. In C# si può fare, ma anche in altri linguaggi di programmazione, tipo Python. Praticamente quello che si fa è il seguente. Si usa questa sintassi e poi all'interno del blocco si usano le parole chiave set e get. Set è il metodo setter, get è il metodo getter. E questo ci permette di utilizzare questo identificatore come se fosse una proprietà, in realtà una proprietà fittizia, perché il compilatore, quando noi ci riferiamo a quella proprietà, in realtà sa che deve andare a chiamare i relativi metodi set e getter in base a quello che serve. E questa ed è una figata pazzesca, perché noi possiamo, dal punto di vista logico, rimuovere l'esigenza di andare a chiamare un metodo setter getter e fare finta che quella sia una proprietà. Lo sappiamo che quella non è una proprietà, però noi la possiamo utilizzare come tale, e questa aggiunge del zucchero sintattico alla sintassi del linguaggio che a me mi piace da morire. Ovviamente C# ha dei tipi primitivi. Qui a schermo vedete i tipi di dato primitivi, e come in Java la dimensione di questi tipi primitivi hanno la certezza di essere uguale in tutte le macchine, in tutte le architetture, anche se C# ha poi un'altra serie di tipi che sono quello che vengono definiti machine dependent, cioè quindi un po' come quelle di C++. Dall'altro canto, una cosa che vi ho detto, anche C++ ha dei tipi derivati a quelle primitivi che hanno la certezza di essere uguali in tutte le architetture. Un'altra cosa di cui vi vorrei parlare è il for each loop. C# lo chiama for each, C++ e Java lo chiamano semplicemente for, ma utilizzano sintassi diverse rispetto al classico for. Però il concetto che sta alla base di un for each loop è la stessa cosa in tutti i linguaggi che lo implementano, incluso Python. L'utilizzo che si fa il 99% delle volte di un ciclo for è quello di andare da 0 fino a n-1. Però molte delle volte noi dobbiamo iterare magari un array, o magari un oggetto che ne contiene altri, tipo l'oggetto vector che ho utilizzato in C++. Ora, gli array o gli oggetti che contengono un'altra serie di oggetti, incluse le stringhe, vengono definite collezioni. E se noi vogliamo iterare per ogni elemento della collezione, cosa vi ho fatto vedere? Che si fa un ciclo for da 0 fino a n-1, dove n è il numero degli elementi della collezione, quindi di un array, di una stringa, quello che sta per essere, e poi prendiamo iesimo elemento. Con il ciclo for each questa cosa non serve più, perché noi possiamo dire for each questa variabile in questa collezione, qualunque collezione sia, e automaticamente il compilatore quello che farà è, per ogni iterazione, assegnerà un elemento diverso, in particolare l'elemento successivo a quello della collezione, fino a scorrerli tutti. Ora, una caratteristica fondamentale di C# e di C++, ma Java non ce l'ha, a me sta cosa mi fa incazzare come una scimmia, proprio mi fa arrabbiare, è che C++ e C# implementano l'operator overloading. Cos'è l'operator overloading? Vi ricordate quando vi dicevo che in Java alcune classi sono di serie A e altre erano di serie B? Noi possiamo prendere oggetti di integer e float e fare la somma. La stessa cosa, per esempio, in Java l'operatore di somma con le stringhe effettua la concatenazione di due stringhe. Quindi la domanda che uno si può fare è: come facciamo in Java, ovviamente mi sto sempre partendo di Java, a definire la somma di oggetti che definiamo noi? Supponiamo che facciamo l'oggetto per, che ne so, per sommare i metri quadri di una casa. Abbiamo in qualche modo un oggetto che rappresenta la planimetria della casa, e quindi noi vogliamo sommare le due planimetrie perché le dobbiamo unire. In Java non si può fare.
Cioè non possiamo prendere due oggetti e fare la somma utilizzando l'operatore più. Dobbiamo implementare un metodo che si chiama add, somma, chiamatelo come volete, che fa questa cosa. Però non possiamo utilizzare il simbolo più, che dal punto di vista sintattico è figo. Però Java ce l'ha per le classi wrapper, ce l'ha per le stringhe. E quindi c'è questa disuguaglianza che io odio in Java. Cosa ci offre C Sharp? Ce l'offre anche C++ e poi, come vedremo, anche Python. L'operator overloading. L'operator overloading permette di definire un metodo che ha come nome la parola chiave operator, seguito dall'operatore che dobbiamo implementare. In ogni classe che noi creiamo possiamo definire come la somma se può fare. Come si fa la somma di due oggetti che noi possiamo chiamare come le vogliamo noi? Questo permette di avere classi create dal programmatore che hanno le stesse caratteristiche del linguaggio. E quindi noi possiamo non solo definire l'operatore più, meno, stellina e diviso, ma possiamo definire tutti gli operatori, o la maggior parte degli operatori, che ci stanno sia in C Sharp che in C++. E questa cosa ci permette di introdurre gli indexers. Vi dicevo che gli array, le stringhe o i vettori della classe vector sono delle collezioni. E se noi vogliamo creare una nostra collezione? Di fatto è quello che ho fatto io. Nella classe game, sì, è implementata come un array perché c'è una proprietà che è un array di frame, ma alla fine game è una collezione. Visto che noi vediamo game come una collezione, possiamo utilizzare l'operatore parentesi quadrata, che è quello di accedere a ogni elemento di un array? In C++ e in C Sharp si può fare. In Java no, perché c'è la democratura là. C'è un altro operator overloading, però ha una sintassi leggermente diversa, che si chiama indexer, che praticamente ci permette di utilizzare le istanze di un oggetto come se fosse un array, cioè utilizzando le parentesi quadrate. L'equivalente del getter a questa sintassi, l'equivalente del setter a questa altra sintassi, ovviamente il primo argomento è l'indice dell'elemento che vogliamo prendere, e nel caso di un setter il primo è sempre l'indice, il secondo è l'oggetto che dobbiamo mettere all'interno della nostra collezione. E questa cosa la uso nel codice e poi vi faccio vedere dove. Un'altra cosa che ha C Sharp, in realtà ce l'ha anche da poco C++ e anche Java, perché ovviamente anche loro le hanno implementate, anche se secondo me le hanno implementate un po' a culo, sono le lambda expression. Le lambda expression sono quello che in alcuni linguaggi si chiamano lambda expression, in altri linguaggi si chiamano funzioni anonime. Sono praticamente delle funzioni che non hanno nome e che in C Sharp si fanno con questa sintassi. Io preferisco utilizzare il nome lambda perché viene da lambda calcolo, e se vi siete persi il mio video sul lambda calcolo andate a recuperare, male. Di solito serve per fare quelle funzioni, diciamo, di una sola riga, che in C le ho fatte mediando delle macro. È vero che in C++ potevo utilizzare delle lambda expression A, non so come si fa, B, anche sapevo come si facesse perché comunque potevo andare a vedere. Sarebbe stata troppa carne a fuoco e devo parlare di altro. Benissimo pinguini, io la mia overview l'ho finita. Questa è la presentazione del linguaggio. Ovviamente molte delle cose le ho già dette nei miei video precedenti. E quindi andiamo a vedere come è fatto il codice. Andiamo al computer. Perfetto pinguini. Dunque, qui abbiamo la classe bowling. E la stessa cosa fa C Sharp come lo fa Java. Ovvero io ho messo ogni classe in un file.cs separato. Il codice non è molto diverso di quello che c'è in Java, semplicemente l'ho riadattato per C Sharp. Come vi dicevo, main deve essere scritto con la M maiuscolo, come scritto qua, de gustibus. Qui c'è la mia partita, che adesso andremo a cambiare, ora capirete perché. Qui c'è Valerio, eccetera, 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 print game, solita storia. Ora, cerchiamo di capire bene come utilizzare questi parametri da linea di comando, perché diciamo la partita finora l'abbiamo messa nel codice del programma. È sempre assurdo che l'utente non possa in qualche modo passare questa partita. Perfetto, quindi vogliamo che la partita sia passata esternamente al programma, non che sia dentro il programma compilato. Allora quello che possiamo fare è la seguente cosa: commentiamo questo e gli diciamo di prendere args di 0. Proviamo ad eseguire, vediamo cosa succede. Ovviamente qui dovrebbe scoppiare tutto, e infatti qui c'è scritto input string was not in correct format. C'è il patatrack, è successo. Come facciamo a passare un argomento a un programma da linea di comando? Se noi eseguissimo questo programma a terminale è molto semplice, basta mettere dopo il nome del programma quello che noi vogliamo passare, in questo caso è questa stringa.
Poiché qui siamo su Visual Studio Code, dobbiamo fare un paio di robe. Ogni progetto di Visual Studio Code avrà questi file JSON che lui crea, madonna quando sono complicate alcune volte. Bisogna andare sul launch.json che lui ci ha creato e praticamente qui ho messo una cosa di prova prima di iniziare il video, test. Dovremmo passare questa, cioè questo sarà il nostro primo argomento della linea di comando e a questo punto dovrebbe funzionare. E infatti funziona. Noi stiamo dicendo che stiamo prendendo la partita adesso dalla linea di comando, quindi possiamo modificarla senza ricompilare il programma. Però forse è meglio fare alcune considerazioni, giusto? Che noi possiamo fare questa cosa. If args.length è uguale a 1, deve essere esattamente uguale a 1. Anzi, no, facciamo maggiore o uguale di 1. Else, console.writeLine, devi passare una partita da linea di comando. Eseguiamo. Perfetto, la partita c'è, ovviamente. Cosa succede se io tolgo questo? Infatti qua mi dice, scusate se lo vedete così piccolo, vediamo se riesco a ingrandire anche la console. A few moments later. Devi passare una partita della linea di comando, tutto quello che ci sta sopra in giallo sono tutte cagate di .NET. Perfetto. Quindi adesso noi passiamo la partita di nuovo da riga di comando, ops. E quindi dovrebbe funzionare. Perfetto, qui c'è la nostra partita come sempre. Vediamo questo. Dunque, non so se nel primo video introduttivo a questo speciale di Code Academy l'avevo detto, questa era il mio punteggio migliore che avessi mai fatto in vita mia, fatto quest'estate. Se mi seguite su Instagram sapete che giusto ieri, una partita di torneo, ho battuto il mio record personale. Andiamo a vedere che partita ho fatto. Devo andare a vedere la foto che ho scattato ieri ai miei punteggi. Vediamo a vedere se il mio programma funziona. Oppure c'è qualche bug. Io l'ho provato con altre partite, però vediamo che succede. Io ho fatto 8 e 1, quindi un frame aperto, 9 buca, un altro frame aperto, strike, 7, 2, strike, buca e chiusura, uno strike mancato, strike, quindi ho fatto un tacchino e 9. Quindi vediamo se i punteggi sono corretti. Dovrebbe essere 191. Funziona tantissimo! 191! I primi due tiri stava andando male, poi ho fatto due strike qua, se non avessi fatto una buca, avessi preso tutti e tre i birilli, forse avrei fatto 200. Avrò avuto ragione, vediamo in un universo parallelo se avessi messo qua una chiusura, se avessi fatto 200. 203 avrei fatto se avrei preso quei tutti quei birilli. Ah! Vabbè, proseguiamo col nostro corso. È inutile piangere sul latte versato, con le mie partite di bowling. Diciamo, sulla classe bowling non c'è, diciamo, nulla da commentare, è il nostro punto d'ingresso, l'abbiamo sistemato con la riga di comando. Questa cosa della riga di comando la possiamo fare in tutti i linguaggi, con l'unica differenza che C e C++ mettono nel primo argomento della linea di comando il nome del programma stesso. Quindi quando noi passiamo il nostro primo argomento si troverà nella posizione 1, ricordiamoci che è zero based, invece C Sharp e anche Java non mette il nome del programma stesso. Inizio da 0 col primo parametro passato da linea di comando. Per C e C++ il motivo che anche il nome del programma stesso fa parte della riga di comando. Benissimo, andiamo adesso a vedere la classe frame. Allora, la classe frame, diciamo, non ha tante robe diverse rispetto a quello che abbiamo visto in Java, però ci sono delle differenze. E andiamo a vedere. Differenza numero 1, che è quando noi abbiamo un overloading di un costruttore e proviamo a chiamare il costruttore con una firma diversa a quella della superclasse, si usa una sintassi molto simile a quella di C++, che di fatto ha più senso rispetto a quella di Java, perché se vi ricordate in Java questa
istruzione sarebbe dovuto essere la prima all'interno del metodo. Quindi se tu mi devi forzare un linguaggio ad averla come prima istruzione, fammela mettere in un posto speciale. E infatti C++ e C# utilizzano questa sintassi con i due punti. Ecco, questo è quello che si chiama indexer. C# lo tratto come un caso particolare di un operator overloading e funziona in questa maniera. Praticamente, alla fin fine viene implementato come un metodo. Il tipo di ritorno, this, ci deve stare, e anziché delle parentesi tonde devo mettere le parentesi quadrate per fargli capire che questo non è un metodo, diciamo, qualunque, un metodo particolare. E praticamente qua gli dico che io accetto come parametro un intero idx che sta per index. Se vi ricordate, sia in Java che in C++ ho fatto un metodo getRoll, perché frame può avere due o tre elementi, se vi ricordate, giusto? Qualcuno mi può dire, in C++ non potevi fare anche l'indexer? Sì, lo potevo fare, ma avevo tanta roba di cui parlare, quindi ve lo lascio a voi come esercizio. Ovviamente la sintassi è diversa. Essendo questo un metodo speciale, che poi alla fine è sempre un setter e getter, infatti qui definisco get e set. Quindi quando io utilizzo l'oggetto come se fosse un array a cui devo, da cui sto leggendo dei valori, devo implementare get, se ovviamente se io lo voglio mettere, lo posso fare anche in sola lettura. E qui dico semplicemente return this.rolls della posizione di x. Invece in set abbiamo this.rolls di dx e gli mettiamo value. Ho visto in alcuni esempi che possiamo avere come indice del nostro indexer anche delle stringhe. E poi questa cosa non ce la ritroviamo nei dizionari di Python. Set ha sempre un, diciamo, parametro implicito value, che è il valore che viene passato durante l'assegnazione. Quindi in questa maniera noi abbiamo definito un indexer. Con la stessa sintassi possiamo definire quelle proprietà che hanno del getter e setter. Vi ricordate come vi dicevo poco fa? E quindi qua sto creando una proprietà per score. Ecco, io qua ho anche messo questa proprietà frame number con i getter e setter. E sto utilizzando questa sintassi. E infatti il set è private, è in sola lettura. Perché sto utilizzando questa sintassi invece che questa? Cioè qui ho aperto le parentesi graph come se fosse un normale metodo. Beh, in realtà anche questo è come se fosse un normale metodo. Lo sto implementando a mo' di lambda expression. Vi ricordate quando vi ho parlato di lambda expression? Secondo te perché ve l'ho parlato? Perché poi ho riportato un esempio nel codice. Vabbè, qui abbiamo is strike, is spare, queste le sappiamo. La parola chiave è virtual. Dynamic dispatch per le classi che la estendono. Perfetto, lo dovete sapere già questo, quindi andiamo avanti. Anche C# ha il metodo speciale toString. E quando noi facciamo l'override di un metodo, perché toString appartiene alla classe object, e mi sono dimenticato di dirvi che anche in C# tutte le classi alla fin fine estendono una classe object, come in Java. Però in C# quando noi facciamo l'override lo dobbiamo specificare. In realtà c'è anche in C++ che lo dovremmo specificare. In C++ è del tutto facoltativo, e C# invece vuole che tu glielo metta. Perfetto, qui abbiamo print roll che ha la stessa struttura e codice di quella in Java. Con l'unica eccezione che, anziché qua in Java, se vi ricordate, qui ho messo punto get roll, qui lo sto utilizzando this a mo' di indexer. Che figata questi index, vedete come li possiamo utilizzare? Perché qua non fare più getRoll, perché questa sintassi qua in automatico mi va a chiamare, guardate che figata, questo. Io utilizzo l'oggetto a mo' di array. Ora con questa sintassi però non lo posso utilizzare all'interno di un loop for each, perché bisogna implementare un iteratore che in Java, C# e anche C++ è leggermente macchinoso. LastFrame è quella classe che identifica l'ultimo frame. E qua stiamo estendendo, e come vedete l'estensione si fa esattamente come in C++ dal punto di vista di sintassi, ma ricordiamoci che C# non implementa l'ereditarietà multipla. Beh, LastFrame, diciamo, ha poco di cui dobbiamo commentare. L'unica cosa è che, per esempio, qua toString, noi avevamo in Java
Well, String Builder qua ho semplicemente una string che, utilizzando l'operatore di più uguale, l'operatore più uguale è la somma nello stesso posto. Sapete che con le stringhe l'operatore di somma corrisponde alla concatenazione, perché qualcuno che ha inventato il tipo di dato string ha fatto l'operator overloading, che fa questo caso in cui dice il più deve essere implementato come concatenazione. Poi abbiamo la classe game, e la classe game, diciamo, ha molte delle cose che abbiamo visto sinora. Anche qua implemento un indexer, e se non è un indexer la classe game che è fatta di 10 frame, cos'altro deve essere? Quindi io poi in questo programma sto utilizzando indexer per due cose: per game, perché ha 10 frame, e i frame possono avere 2 o 3 tiri. No, beh, aspetta, può essere un frame, potrebbe essere anche un frame, potrebbe avere anche un tiro, quindi da 1 a 3 tiri, scusate. E poi per il resto siamo a cavallo. Qui stiamo utilizzando le eccezioni in C Sharp. C'ha questo metodo format per formattare le stringhe. Utilizzando una sintassi diversa rispetto a quella di printf che io amo, i placeholder non si fanno con il simbolo percentuale seguito da una lettera, ma semplicemente aprendo e chiudendo parentesi graffe. Io qua non sto mettendo nulla dentro le parentesi graffe, si possono mettere altre cose tipo come formattare, tipo quanti numeri vogliamo dopo la virgola, se è una stringa, se vogliamo formattare a destra, a sinistra. Non sto mettendo nulla, anche perché è un'eccezione, me ne frega se è formattato a dovere. Stessa cosa l'ho fatto qua. Qui ho questo getter set per player, implementato come lambda expression, perché non mi serve riempire il codice di altre parentesi graffe, va benissimo. Beh, calculate score è molto simile a quello che abbiamo fatto in C++ e in Java. Vi ricordate che memset non ce l'abbiamo né in Java e quindi neanche in C Sharp. Noi in Java utilizziamo arrays.fill, qua utilizzo array.fill. Stessa cosa con nomi diversi in base al linguaggio che utilizziamo. Ora vediamo come fare noi una classe che può essere utilizzata all'interno di un for each. Cosa intendo dire? Tolgo questa roba. Game è una classe che contiene dei frame, che noi al nostro interno abbiamo implementato sotto forma di un array. Tuttavia, non possiamo fare questa roba qua. Per ogni frame in Valerio, che è la nostra, che è il nostro oggetto di tipo game, magari facciamo 0.WriteLine e stampiamo il frame. Questo lo possiamo fare perché implementiamo il metodo toString, e questa cosa qua infatti ci dà un simpatico errore. Quando noi mettiamo un oggetto in un for each, lui si aspetta che sia una collezione. Per essere una collezione, lui si aspetta almeno che abbia un metodo chiamato getEnumerator, perché dobbiamo restituire un altro oggetto che implementa determinati metodi. Un iteratore, poi vediamo cosa implementa, però noi dobbiamo restituire un qualcosa che lui qua può capire che è una collezione. Ora, una cosa che possiamo fare è che, poiché abbiamo qua questa array di frame, possiamo restituire il suo iteratore. Quindi noi dobbiamo implementare questo getEnumerator. E come lo si fa? Lo si fa scrivendo questa roba qua. Prima di fare questa cosa devo scrivere, se non ricordo male, using system.collections. Ecco, io ho messo qua i due punti, che significa estendi, I enumerable. Ora, qui c'è un errore, ora vediamo perché c'è questo errore. Però questo I enumerable non è una classe. Che cos'è? Andiamo a vedere. È una interfaccia. Che cos'è un'interfaccia? Quello che dico adesso vale esattamente paro paro per Java, perché C Sharp l'ha preso da là. Vi ricordate quando vi dicevo? A differenza di C++, non implementa l'ereditarietà multipla.
Quindi una classe può estendere una ed una sola classe. Per risolvere il problema dell'ereditarietà singola, gli sviluppatori di Java e quelli di C# hanno creato le interfacce. Le interfacce sono delle, per come dire, classi che hanno solo la firma dei metodi. Quindi utilizzando un termine alla C o alla C++ abbiamo solamente i prototipi. Fine. Quindi i metodi non hanno implementazione. Anche se in Java questa cosa di recente è cambiata. Però la faccio quanto più semplice possibile. Quindi infatti qua questo getEnumerator, che è il metodo che noi dovevamo implementare per il forEach, non ha implementazione. Perché dice tutti gli oggetti che sono enumerabili devono avere questo metodo chiamato getEnumerator, che restituisce appunto un iEnumerator. La i è una convenzione, una legge non scritta, possiamo chiamare anche Pippo e Paperino come sempre, è una convenzione che si usa nei programmi in C# per dire che quel tipo in realtà è un'interfaccia. L'interfaccia può essere utilizzata come tipi, però qua sto dicendo di implementare, questo è il termine che si usa, l'interfaccia iEnumerable. Ora, una differenza che c'è fra C# e Java è che quando noi estendiamo una classe, in Java scriviamo extends. Quando noi implementiamo un'interfaccia, scriviamo implements. Non c'è questa differenza in C#. Metto questo simboletto e diciamo enumerable. La cosa più vicina che c'è alle interfacce sono le classi astratte, che non hanno proprietà e che hanno tutti i metodi astratti. Ora, detto ciò, perché ci dà questo errore? Perché ci sta dicendo che la classe game non implementa il metodo all'interno dell'interfaccia getEnumerator. E quindi glielo implementiamo. Perfetto. Quindi quello che noi facciamo adesso è facciamo iEnumerator getEnumerator. Enumerator. Ora dobbiamo restituire un enumerator. Ce l'abbiamo, quello di frames. Quindi return this.frames.getEnumerator. Ok, perché qua mi dà sempre questo errore? Ah, sì. Qui devo mettere questa roba qua, guardate. Ora, perché nel nome del metodo devo specificare l'interfaccia che devo implementare? L'interfaccia non ha la stessa restrizione delle classi, ovvero noi possiamo estendere da una classe, ma possiamo implementare da più interfacce. E può capitare che due interfacce magari possano avere lo stesso nome del metodo con la stessa firma, quindi questo, nel caso in cui quella cosa succedesse, serve per risolvere l'ambiguità. Non c'è questa cosa in Java, se non ricordo male, potrei sbagliare, se mi sbaglio scrivetemi nei commenti, però in C# questo qua, noi diciamo, ce la fa pesare. Ora qua cosa sto facendo? Semplicemente io dico, guarda, per un forEach serve un enumerator. Un enumerator è un oggetto che sa quali sono gli elementi di un oggetto e sa quale restituire ad ogni iterazione di un ciclo. In questo caso il ciclo forEach. E questo noi non lo stiamo creando. Noi stiamo riciclando l'enumerator che ci sta nell'array di frame. Questo adesso è una cosa legale, perché praticamente qua si aspetta un'implementazione del metodo getEnumerator che di fatto gli restituisce un enumerator. Perfetto. Eseguiamo e vediamo che succede. Sto di fatto stampando ogni singolo frame, perché vi ricordo che la classe frame implementa il metodo toString. Perfetto. Però noi non stiamo creando l'enumerator, noi stiamo dicendo dove si trova l'enumerator, che in questo caso è quello in frames. Adesso vi faccio vedere come si crea un enumerator. Prima di tutto dobbiamo implementare un'altra interfaccia che si chiama eEnumerator, e questa interfaccia ci obbliga a implementare diversi metodi e una proprietà. Vediamo quali sono. Vediamolo a uno. Allora, vuole un metodo che si chiama moveNext. Qual è il significato del metodo moveNext? Nel forEach, internamente, ad ogni iterazione, la runtime di C# richiama questo metodo per prendere l'elemento successivo dell'iteratore. Anzi, non proprio per prendere l'elemento successivo, ma per spostarsi all'elemento successivo.
Perfetto, questa cosa come la si fa? La si fa facendo, intanto implementando semplicemente questo metodo, che deve restituire un boolean, e ora vi spiego pure perché. Qui devo scrivere i numerator. Questo metodo viene richiamato per spostarci di una posizione successiva, quindi noi dobbiamo avere un contatore interno che tiene traccia di dove eravamo all'iterazione precedente. Quindi qua faccio un private int in cui ci metto enum index. E questo enum index per adesso lo facciamo qua, e questa è una cosa ad uso interno. E quindi io qua dico enum index più più. Cosa dobbiamo ritornare? Dobbiamo ritornare vero se ci siamo spostati di un elemento successivo, falso qualora non ci siamo potuti spostare di un elemento successivo, e questo accade quando abbiamo raggiunto la fine del nostro iteratore. In questo caso è quando frame index è sempre minore di frames. Quindi questo è num index, si sposta da 0 a 9 compreso. Appena arriva a 10, questo controllo rivela falso e il for each saprà quando deve terminare. Ora, cos'altro dobbiamo implementare? Ce lo dice Visual Studio Code. Il metodo reset. Quindi abbiamo qua void reset. Reset semplicemente deve resettare, questo deve resettare. Lo mettiamo a 0. Deve resettare quindi l'enumeratore. E quindi qua noi possiamo modificare facendo reset, perché ce l'abbiamo qua. Perché l'iteratore può essere utilizzato più di una volta. Non dobbiamo ricreare l'enumeratore se magari dobbiamo fare due for each. Basta resettare quello che abbiamo. Non abbiamo finito. Vuole qualche altra roba? Sì, dobbiamo implementare... sì, hai ragione, scusa. Enumerator. Ora lui vuole la proprietà current. La proprietà current era quella proprietà che restituisce l'elemento corrente, quindi qui mettiamo object current, che è l'oggetto corrente, qualunque esso sia, perché vi ricordo che anche in C# qualunque classe estende object, e qui dobbiamo avere un get. E diciamo di restituire l'iesimo elemento presente nell'array frame. Quindi questo è quello che concerne l'enumeratore, e questo è quello che concerne quello che si aspetta for each, perché for each vuole un iteratore. O glielo passiamo preso da un'altra parte, o implementiamo enumerator e glielo passiamo noi. Scusate se ho utilizzato il termine iteratore e enumeratore, è che in alcune circostanze, ovvero in alcuni linguaggi di programmazione, si chiamano iteratori, in altri si chiamano, in questo caso, enumeratori. Però il concetto è lo stesso. In Java credo che si chiamano iteratori e bisogna implementare l'interfaccia iterable. Basta implementare i metodi di iterable e avete capito. Avete ottenuto anche in Java l'iteratore. E con la sintassi di Java potete fare il for each di Java, come vi ho mostrato nel video precedente. Però qua noi stiamo ancora restituendo l'enumeratore dell'array. Questo non serve più, perché adesso questo oggetto, this, è anche un enumeratore. Ah, hai ragione. Mi dimentico sempre di questa cosa, perché questa cosa per me è una sintassi nuova. Ah, finalmente ha finito di rompere i zebedei. Scusate, gli zebedei. Perché stavo dicendo un'altra cosa, Funzionerà tutta questa cosa che ho fatto? Eseguiamo. No, ci stanno degli errori. Games does not contain a definition for reset. One eternity later. Andiamo, vediamo se funzionano tutte cose. Ok, stampa tutto, perché abbiamo creato il nostro iteratore. Vediamo se mettiamo due for each. Funziona tutto. Ah,
Abbiamo qualche bug perché mi sa che l'iteratore non si resetta. Nando qua sta stampando ogni frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io devo portare da meno 1, dobbiamo partire. Vediamo se reset viene invocato. Strano che questo reset non viene invocato, perché praticamente move next viene chiamato prima di current. Ok. Strano che il reset non viene invocato. E poiché sappiamo che il for each comunque chiama questo metodo, possiamo fare questa cosa. Colpo di genio. Guardate. Private. Void. Nah, facciamo protected. Void. Reset iterator. Che mi scoccia, questa cosa non la posso chiamare. Qui ci metto questa roba qua. Qui ci metto questa roba qua. E alla fine io lo aggiungo anche qua. Come vi dicevo, questa è la mia, diciamo, terza volta che uso C Sharp, o meglio il mio terzo, diciamo, progetto in cui uso C Sharp. Non sono numero uno, però ci siamo. Prima di andare, facciamo un'ultima modifica al codice. Qual è l'altra modifica al codice che voglio fare? Allora, io ho print game che stampa a schermo la giocata. Print game è esattamente uguale a quella che abbiamo visto nel video scorso, quindi non ci spendo molto tempo, però possiamo fare la seguente cosa: anziché di invocare specificamente print game, possiamo fare console.writeLine Valerio. Certo che lo possiamo fare, però dobbiamo implementare il metodo toString, che di default ci stampa semplicemente il nome della classe. Quindi facciamo questa cosa, no, facciamo questa modifica. Print game. Intanto, vedete questa cosa qua? In this.frame, questa la posso modificare perché questa classe adesso è un iteratore. E ora io voglio fare questo, lo voglio fare diventare toString. Quindi qua ci metto string. Dobbiamo aggiungere questa parola in Java, ovviamente, perché se no C Sharp si emoziona. Ok, dobbiamo restituire una stringa. Ok, qui ci metto questa cosa, string, final string, perché questa è quella che praticamente restituisco alla fine. Qui costruisco le stringhe come facevo la volta scorsa, e semplicemente anziché di stampare, io accumulo tutto in final string. Queste vene le possiamo anche togliere, che non servono. Ho tolto, mi sa, troppe robe. Questa cosa non funziona, allora vi faccio vedere perché non funziona. Ho scoperto il bug prima di eseguire il codice. Return final string. Perché mi sono dimenticato di mettere tutti i ritorni a capo, perché praticamente io facevo console write line e console write. Quindi dove c'era console write line, ora devo cambiarlo. Perfetto. Ok. Andando qua facciamo questa roba qua. Meno 1 e qui ci mettiamo questa cosa. Il più. Vi ricordate gli incroci dell'altra volta? Mi piacevano di più. E poi qui ci metto un backslash n. Il backslash n è un carattere speciale che indica il ritorno a capo. Questo si chiama escape character. Vi metto a schermo tutti gli altri caratteri speciali che ci sono in tutti i linguaggi di programmazione. Quindi per dashed line ci siamo. Ora devo farlo anche qua. Qua no, ma qua sì. Sto chiaramente dimenticando qualcosina.
Oh sì, tutto questo. Ho sbagliato. C'era qualcos'altro sotto allora. Ok. Che deficiente. Questo. 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 E questo. Lo faccio diventare questo. Poi. Questo. Posso fare find string più uguale frames. Però qua devo anche aggiungere. Ma che cazzo succede? Certe volte non so che cavolo faccio. Comunque, e poi qua in fondo abbiamo questo. Backslash. Magnifico. Ci abbiamo la partita esattamente per com'era, utilizzando però il metodo toString. Tuttavia, sapete com'è. Se vogliamo avere lo stesso metodo printGame, semplice. No, write, perché dashedLine ha già il suo ritorno a capo automatico. E scrivo this. Quindi se faccio questa roba qua... Ah, c'è bisogno di fare questo. Game. Dovrei stampare due volte la partita. Ed infatti è così. Dunque, facendo il montaggio mi sono reso conto di ancora avere 12 minuti. Cosa posso mai fare in questi 12 minuti? Ci ho pensato. Quando ho fatto questi programmi e averli implementati in tutti i linguaggi che ho previsto per questo corso, mi sono reso conto che questa soluzione che ho sviluppato, diciamo, non considera il caso di una partita che si sta svolgendo. Dai risultati di tutti i tiri, boom, funziona. E se volessi cambiare il codice per calcolare i punteggi man mano che una partita si svolge, secondo me non bisogna modificarlo tanto il programma. Prima di tutto, facciamo questo esempio. Supponete che abbiamo giocato 3 frame. Quindi andiamo qua e mettiamo i primi 3 frame. Questo è il primo frame, il secondo frame e il terzo frame. E andiamo a vedere come si comporta il programma in questa circostanza. Il modo con cui si comporta è che dal suo punto di vista questi frame sono stati già giocati e il giocatore ha fatto tutte buche. Quindi dobbiamo gestire il caso in cui il frame è stato giocato o non giocato. Semplice. Infatti mettere qua una proprietà private played. E qui mettiamo this.played uguale false. Perché mi dà questi errori? Ah, hai ragione, scusami. Ho dimenticato il tipo di dato. Ma comunque possiamo sempre passare una stringa parziale. Adesso in questa stringa parziale dobbiamo gestire dei casi. Perché noi consideriamo che un frame non è stato giocato anche quando ancora si deve svolgere. Quindi magari al primo tiro non è stato fatto uno strike, però in cosa di tirare il secondo tiro. Ok, questo è il caso in cui abbiamo un numero o una buca. E sappiamo che qua, come vi ho spiegato la volta scorsa, stiamo andando al frame successivo. Quindi prima di andare al frame successivo possiamo fare this f punto. Ho dimenticato. Se trigger. Semplice. Display set display qua. Ok. Perfetto. Adesso questo caso lo facciamo anche nel caso in cui abbiamo uno strike e nel caso in cui abbiamo uno spare. Siamo all'ultimo frame, dobbiamo gestire diversamente. Dobbiamo gestire in questa maniera. If. Allora, qui cosa vuoi dire? Che se siamo all'ultimo frame, per essere giocato abbiamo 3 casi. Nel caso in cui al primo tiro abbiamo strike, quindi questo ci dà 3 tiri. Quindi add R uguale a 3, perché qui già lo stiamo incrementando di 1. Mettiamo questo. Qui sto dicendo che se la somma del primo
e del secondo tiro è uguale a frame pins, quindi significa che la somma dei primi due tiri è 10, quindi abbiamo uno spare, e se abbiamo tre tiri lo metti come giocato. Else, se R è già uguale a 2, però nessuno di questi tre casi si è verificato, questi due volendo si possono accorpare, poi in caso lo vediamo dopo. Ora voglio gestire un altro caso. Nel caso in cui il frame non è stato giocato, non dobbiamo stampare nulla, neanche trattini, deve essere vuoto. Quindi if this is played, facciamo quello che abbiamo fatto sinora, altrimenti return tre spazi. La stessa cosa facciamo con last frame, che anche lui fa l'overloading di sta roba, in cui semplicemente qua gli dico guarda 1, 2, 3, 4 e 5, perché qua abbiamo 5 caratteri. Non c'è bisogno di mettere else come ho fatto poco fa, perché nel momento in cui questa circostanza è... scusate, nel momento in cui questa condizione è falsa, quindi se is player false, quando l'operatore not davanti diventa vero, il metodo ritorna e siamo a posto. Quindi perfetto, adesso andiamo a vedere cosa stampa. Ok, stampa tutto questo, però qua non dobbiamo avere i punteggi, dobbiamo togliere questi punteggi. Andiamo sul metodo toString di game che abbiamo modificato poc'anzi. Guardate cosa faccio qua. È una cosa strana, vero? Vediamo se funziona intanto, ora ve la spiego. Dunque, perché questa roba funziona? Perché quando faccio questa operazione, come vi ho spiegato, C# chiama automaticamente il metodo toString. Ora, nel caso in cui il frame è stato giocato, fai quello che hai fatto sinora, cioè mi formatti i punteggi, nel caso in cui siamo nell'ultimo o in qualunque altro frame, come abbiamo gestito qua. Tuttavia, nel caso in cui il frame è stato giocato, ristampami il current frame, però ovviamente lo metto nella linea 2. Questo perché? Perché praticamente sto sfruttando il metodo toString di current frame, perché siccome so che nel caso in cui la partita non è stata giocata stampa dei spazi vuoti, che sono 3 o sono 5, in ogni caso so qua per certo che metterà sempre degli spazi vuoti. Benissimo. Tuttavia, vediamo se riusciamo a gestire anche questo caso. Lo strike ha bisogno di due tiri successivi per essere quantificato. Qua infatti lo sta quantificando come 10. Ora, in alcune sale da bowling, il punteggio dello spare o dello strike non viene conteggiato fin tanto i tiri successivi che servono non sono stati giocati. Quindi in teoria questo dovrebbe essere vuoto. Tuttavia, dove gioco io se non erro, comunque esistono queste sale da bowling che fanno questa cosa che dico io, mostro i punteggi man mano che vengono giocati. Quindi in teoria questo potrebbe soddisfare alcune sale da bowling. E se voglio fare l'altro caso in cui se non hai i tiri disponibili, non mi mette il punteggio. Non lo so come si fa. Lo so come si fa. A few moments later. One eternity later. Finalmente! Ora vi posso spiegare tutto quello che ho fatto, anche perché devo introdurre una cosa nuova che non vi ho fatto vedere in C#. Allora, vi ricordate in Calculate Score in Game che c'era degli if per andare a vedere quali erano i tiri successivi? Ho spostato tutto quello che c'era in un metodo privato chiamato getNextRoll, che io gli passo l'id del frame di cui devo calcolare i tiri successivi. Ci possono essere due casi. Il caso in cui i tiri successivi ci sono e il caso in cui non ci sono. Nei casi in cui ci sono, faccio l'array come l'ho fatto prima in passato, con qualche modifica perché c'era qualche bug, però non voglio commentare su questa cosa perché non ci abbiamo tempo. Nel caso in cui i tiri successivi non ci sono, restituisco null. I motivi per cui non ci possono essere i tiri successivi sono perché il frame corrente non è stato giocato, o perché è un frame aperto, o perché stiamo all'ultimo frame. Restituiamo null. Poi abbiamo un altro caso in cui il frame corrente è stato giocato, però quello successivo non è stato giocato, che è nel caso in cui dei strike. Quindi restituisco null. In tutti gli altri casi, riempi come ho fatto poco fa e restituisci l'array next roll. Ora, vedete qua questo punto interrogativo. Il punto interrogativo è una sorta di aggiunta che si fanno ai tipi di C# che dice, guarda, questo tipo
che in particolare è un array, guarda che potrebbe essere o un array o un null. Molti linguaggi di programmazione hanno il null, però non molti hanno la tipizzazione del null, cioè che fa parte del tipo. Quindi questo può essere o un array di interi o null. Quindi questo tipo è un array di interi, forse. Quindi ecco perché c'è punto interrogativo, perché il for significa che può essere null. Ora, questa cosa la possiamo accorpare a qua. Oppure, e questo secondo i miei calcoli non dovrebbe mai andare in array index out of bound. Quindi se il framework render non è stato giocato, se il framework render è stato giocato ed è un frame aperto, oppure siamo all'ultimo frame, oppure il frame successivo a quello corrente non è stato giocato, in tutti questi casi restituisci null, altrimenti restituisci i tiri successivi. Quindi quando ora faccio calculate score, devo ottenere i tiri successivi, quindi io creo un array di interi che potrebbe essere anche nullabile, che intanto lo inizio con null, poi chiamo la funzione che ho appena fatto, getNextRoll dell'iesimo frame, e poi chiamo per quel frame individuale la funzione calculateScore, in cui ho fatto una modifica qua al firma del metodo, e a sua volta ho fatto anche una modifica a questo metodo, non solo alla firma, ma in cui dico che i tiri successivi devono essere conteggiati solamente nel caso in cui l'array next roll è diverso da null. Ora devo fare una modifica in cui dico stampa il punteggio se il frame corrente è stato giocato ed è un frame aperto, oppure il frame corrente è stato giocato e l'array dei tiri successivi è diverso da null. Questa cosa io la posso accorpare, non vi so spiegare perché, ma si può fare, la accorpo in questa maniera. E dovrebbe funzionare ugualmente. E infatti funziona ugualmente. Ora qui c'è solamente un bug, che ho dovuto modificare questa cosa qua. Ho dovuto mettere qua tre spazi, vedete qua, vedete che mi manca qualcosa, vedete qua, non è bellissimo, ma questa la posso sistemare facilmente. A few moments later. Funziona. Come sono riuscito a farlo funzionare? Creiamo una stringa in cui ripete uno spazio quante volte? Utilizzando l'operatore ternario, se siamo nell'ultimo frame, 5 volte, altrimenti 3 volte. E adesso ci divertiamo. Guardate cosa faccio adesso io. Adesso noi popoliamo la partita passo per passo. Vediamo se funziona. Ok, qui abbiamo un bug, perché lo strike ha bisogno di due tiri successivi, ma già con un tiro successivo lui già sta iniziando a popolare questo. Dobbiamo gestire un altro caso. Perfetto, l'ho sistemato, e come l'ho sistemato ho aggiunto qua un'altra condizione, perché il fatto è il seguente: se c'è uno strike e un altro strike, io devo controllare i due tiri successivi si ritrovano nei due frame successivi, quindi devo controllare non solo che il frame successivo è stato giocato, ma anche che il secondo frame successivo è stato giocato, altrimenti restituisce anche qua un null. Però penso di aver reso l'idea. Sarà difficile. Benissimo, pinguini, io vi ho spiegato C Sharp in un'ora. Non so se domani riuscirò a portarvi l'altro video della saga, spero di sì, devo vedere come sono messo con i tempi, ma non vi preoccupate, al massimo posso scrittare uno o proprio al più due giorni se scoppia qualcosa in casa, speriamo di no, e quindi io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video fino a questo punto. Vi rimando agli altri video di questa saga di video 7 linguaggi in 7 giorni. E ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.